Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo piccolo video dove vi parlerò un attimo di come procedere adesso sul canale, un paio di cose tipo sulle recensioni. Sì, perché ho appena finito Alba di Cthulhu, questo è. Siamo a Milano, qui ovviamente dove abito io. Quindi ho finito di leggere Alba di Cthulhu, di cui arriverà a breve la recensione sul canale e non vedo l'ora perché mi è piaciuto veramente tantissimo il gioco. E la situazione, il clima qui oggi ragazzi è proprio scesa la nebbia da paura, ma è una nebbia che mi fa impazzire invece perché mi piace un sacco, per un semplice motivo, perché leggendo Alba di Cthulhu mi sono ritrovato a pensare, o meglio a stupirmi, di come il Kurt e il Leo abbiano avuto diverse idee che io avevo già iniziato a sviluppare di mio per il mio gioco di ruolo, Il Silenzio di Hollowind. Ci stavo riflettendo giusto oggi e Hollowind alla fine ha questo genere di clima, ragazzi. Questa perenne nebbia di cui è immersa la città di Hollowind. E mi è venuto in mente, ci saranno prossimamente alcuni aggiornamenti nuovi in cui parleremo appunto di questo nostro gioco di ruolo, di cui al momento non possiamo portare avanti più di tanto il progetto perché necessita di fondi che non abbiamo attualmente, ma è uno dei traguardi del nostro Patreon, quindi c'è sempre la possibilità in futuro che si riesca a farlo grazie appunto magari ai finanziamenti da parte di vostra se vi piaceranno i prodotti, nel senso se vi piacerà l'idea, e quindi potrebbe essere che si riuscirà ad arrivare al traguardo e si riuscirà a produrlo. Silenzio di Hollowind, ragazzi, è un prodotto particolare, un'idea particolare, un progetto particolare, perché fonde diversi stili, principalmente fonde l'investigativo con l'urban, un urban incentrato sull'America degli anni 30, 40, e il fantasy, e questo ne crea le sue caratteristiche. La città di Hollowind ha tutta una storia sua particolare che si intreccia a stretto contatto con la magia, che è il motore dell'ambientazione. La magia, la lotta alla magia, ma la magia che impregna la vita di tutti, tutti coloro che vivono ad Hollowind. E quindi spero prossimamente magari di riuscire a parlarvi maggiormente, anzi sicuramente più avanti ci saranno nuove preview riguardo questo gioco, questo nostro progetto. Qui ragazzi, anche con l'illuminazione non si vede più nulla su questo nostro progetto e quindi avremo nuove preview, quindi nuove possibilità di farvi, mostrarvi qualcosa di più di questo progetto. E inoltre così potrete anche darci un vostro parere. Come ho detto, settimana prossima uscirà la recensione di Alba di Cthulhu. Speriamo che nessun grande antico venga a rompermi i coglioni prima di allora. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, bagai!